Ciao Maurizio, San Simone, ascolta, ma stavo guardando giù in garage, ho la vecchia bottiglia, ti ricordi la Stelvio? La MTB29, ma che ne dici se la pimpiamo su un attimo e facciamo qualcosa di fico? Te la porto, poi mi fai sapere, ciao! Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi perché il mio amico Simone mi ha portato questo telaio, una coppia di ruote e pochi altri componenti. E Maurizio, fammi una bicicletta che utilizzerò poi per andare al lavoro. Ho detto, vediamo cosa mi posso inventare per accontentare la sua richiesta, per realizzare una bici con poca spesa, usando il più possibile componentistica di recupero usata, con qualche pezzo nuovo dove servirà per forza, cercando di contenere il più possibile la spesa e realizzando una bicicletta che sia comoda per viaggiare su strade asfaltate e strade piste ciclabili, appunto per il tragitto casa-lavoro. Vediamo cosa riesco a realizzare con i miei pochi mezzi. Bici era montata da mountain bike col gruppo monocorona NX 1x11, telaio bottecchia Stelvio in alluminio, un bel telaio leggero comunque. Ho solamente le ruote, sella e reggisella, impianto frenante e manubrio. L'idea che mi è venuta è di realizzare una bicicletta simil gravel, diciamo, partendo chiaramente da una base mountain bike. Quindi una bicicletta con forcella rigida. Ho in magazzino questa forcella di qualche anno, però in buone condizioni, quindi monterò questa forcella rigida, utilizzerò le ruote da 29 ma con copertoncino gravel, quindi un 700x40 penso che utilizzerò, monocorona, però non voglio utilizzare una corona così piccola, cercherò di montare un rapporto un pochino più lungo, quindi modificherò sia la guarnitura che la cassetta pignoni. Molto probabilmente userò anche un cambio e un comando diversi. Adesso vado a frugare nel mio scaffale in magazzino, dove conservo tutta la roba usata in buone condizioni che ho, e vediamo cosa ci tiro fuori. Il progetto è giunto al termine. Sono soddisfatto del risultato. Ho dovuto, rispetto alla configurazione iniziale, utilizzare una guarnitura differente per avere una buona linea di catena. Comunque il risultato c'è. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale per sostenere la mia piccola realtà e vi ricordo che in alto potete trovare i link per visionare la mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram. Ci vediamo in un prossimo video, grazie a tutti e da Maurizio, ciao!
Fabrizio, come va? È da un po' che non ci sentiamo. Ascolta, sono andato giù in cantina e mi è venuta un'idea.